Quarto capitolo, lo scavo. Ok, questo mi sa molto di capitolo esplorazione, non so perché. Di guerriglia ne abbiamo già fatta abbastanza. E invece no, continua. Qua ce n'è anche parecchia. Un secondo. Chloe. 3 mesi e non hai trovato niente. No, 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 scusa, aspetta un minuto. Abbiamo... Comandante! Quello deve essere Lazarevic. È stato beccato mentre rubava manufatti dal sito numero 5. Addormenta. Lo ammazza. Tu mi tradiresti per questo. No, no, Zoran. Posso spiegare? No, non ce n'è bisogno. Fine. Sono circondato da traditori e idioti! Che ne dici di rovinargli la bella giornata? Sì. Dividetevi! Controllate il perimetro! Via! Non vorrei avesse fatto la cazzata. Andiamo. È tutto tuo, amico. Ti copro da qui. Minchia, che pistolone, oh. Qualcuno ha lasciato un fucile di precisione. Ha detto lì, hanno lasciato un paio di sentinelle. Ok, lo show sta per iniziare. E fuori uno. La munizione non fa male. Non ci paga abbastanza per questo schifo. Ne ho abbastanza delle tue menzogne. Fuori un altro. E altre munizioni. Perché non c'è la modalità ascolto come a The Last of Us? Che palle. Lazarevic però... è messo molto male. Molto, molto male. Togliti dai coglioni. Non mi vedrai. Vediamo dove va. Cos'è? Vieni qua. Vieni qua. Ehi, alto là! Ops, ma non era lui Lazarevic? Che palle. Che famo? Non c'ho la pistola. Ah! Ok, così. Bastava ucciderlo. Lazarevic, non perde tempo, Sully. Dovresti vedere quanta roba. Ha un dossier su ogni spedizione alla ricerca di Shambhala. Fin dal 1600. E i diari di Marco Polo? Eccoli. Vai in fretta, non hai molto tempo. Sì, sì, sì. Il pellegrino meritevole avrà un lasciapassare d'oro per superare... Belli si contorni bianchi delle mani. Cosa dovrebbe significare? Lo chiedi a me? Oh, ecco qua. Fu con grande pena che lasciai i miei compagni al loro fato. Un fato segnato dal carico tremendo che portammo da Shambhala. Forse pensavano che lo tsunami fosse una punizione divina.
un secondo. Diavolo. Sally, non credo che la pietra cintamani sia qui. Cosa? Senti qua. Avrei preferito subire l'ira di Kublai Khan in persona piuttosto che prendere la pietra cintamani dallo scrigno sacro. Marco Polo non ha mai avuto la pietra. Allora, di quale carico tremendo parlava? Non lo so. Beh, se la pietra non è qui, che diavolo sta cercando la Zarevich? Shambhala. Esatto. È un po' fuori strada, non pensi? Forse sta cercando di seguire Marco Polo a ritroso fino a Shambhala. Perché? Perché la pietra è ancora lì. Clou, vuoi parlare? Aspetta. Sì, ci sono. Senti, durante gli scavi hanno trovato corpi o resti di qualche tipo? No, ora che mi ci fai pensare, niente, perché? Più di 600 persone sono naufragate e non ci sono i corpi, non ti sembra un po' strano? Dove sono finiti? Dove andresti se arrivasse uno tsunami? Su un'altura. Bingo. Scommetti che l'equipaggio di Marco Polo lo troviamo sulla montagna. Chloe, riesci a raggiungerci? Sto già arrivando. Bene. Oh, Nate, devi uscire da lì. Devi lasciarmi ancora un minuto, Sally. Non ce l'hai un minuto. Merda. Si sono accorti di tutto. Non fate mai conti con l'host in questi giochi qua, ragazzi. Non li fate mai. Granate. Fanno sempre comodo. Votate due, premi uno per lanciare la granata. Ok. Dinamitardo doppio. Beh, questo lo sapevo. Minchia. Quattro bombe c'ho. Muori così? Non muori. Muori adesso. Bellissimo, il caricatore è rimasto a terra. Godo. Qua? No. Via! Merda, sono nella merda più totale. Grande Sally con laser. Non vorrei pentirmi di quello che sto per fare, ma vabbè. Ops. Saltato per aria. Anzi, saltati per aria. Ma quello è vestito come Lazarevich. Ottima mira, trofeo guadagnato. Grazie. Grazie del complimento. Sì, cominciamo. Dove sei? Non mica visto. Dai, Sally, su. Ultimo sforzo. Non mi morire, Sally. Non muoiono. Grande. Sprecato un botto di colpi, ma vabbè. Mi arrivano addosso. Ok, altri colpi. Sono troppi. Sono troppi, dammi un secondo. Buon per loro. Mi dispiace. Faccio il possibile da qui. Hanno appiccato un incendio. No. Dove sono? Ho
Ok, mi conviene scappare, sennò qua non ne esco vivo. Ok. Provatelo. Però bene o male Sally è uno che spara. Attenzione! Vai, rasatura e taglio di capelli. Merda. Un coglione. Di la torre. No, dove vai? Ok, abbatti la torre. Ah, c'è una granata nella torre. Arrivarci. Arrivarci proprio. È quello il problema, arrivarci. Tanto questo, poi. In arrivo. Così. Crolla. Non fermiamoci. Me lo immaginavo. Grazie per darmi il palo che giunge da Sally. Però 43 colpi, ragazzi, sono veramente pochi. Ma pochi pochi, eh. Deve essere di qua. Dicevo, sì, è un capitolo d'esplorazione, certo. Sicuro. Preso. E sali. Wow, Sally, guarda quelle pietre. Ora sì che si ragiona. Però, non male, eh. Ecco perché pubblico sto gioco in estate, perché è troppo estivo. Guardate qua. Lo sto giocando in inverno. Proprio cose che non hanno un senso. Forse è l'ultimo approdo dell'equipaggio di Marco Polo. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Non è ancora capitolo 4, però. Ah, questo posto avrà almeno un migliaio d'anni. Sì, e non c'ha luce. Almeno. Giù per di qua. Minchia, sei morto? Wow. Di solito vuoi per molto meno. Ho fatto centro. Ah, ci saranno almeno un centinaio di corpi. Chissà l'odore. I loro denti sono tutti neri. Diavolo, sono tutti così. Devono essersi rifugiati qua durante lo tsunami. Pipistrelli. Forse ho trovato qualcosa. Qui. Ancora resina. L'ho già vista questa. Sally, serve luce. Fuoco blu. Sapevo. Wow. Bellissimo però. Questo è sangue. È dappertutto. È stato un vero massacro. Ok, era massacro. Di sangue. Vediamo dove ci portano. Dove andiamo? Segue le macchie di sangue come se fosse chiarissimo. Si interrompono su questo muro. Già, è strano. Andrebbe scavalcato. Anzi, distrutto. Muove un po'. Sally, dammi una mano. Oh, è di nuovo il momento di spingere. Non ti piace? Vai con tua moglie, se ti funziona ancora. Mi sono fatto male. Cazzi tuoi. Le tracce portano qui.
cielo, altri corpi. Oh mio Dio. Sarò paranoico, ma ho la netta impressione che si siano uccisi a vicenda. Andiamo, Nate. Ti stai lasciando impressionare. Wow. Guardate qui. Guarda cosa c'è qui. Lo scheletro. Attento. Per tutti i diavoli. Scherzo. Un tesorone. È vuoto. Poi mi verrà un infarto. No, c'è una pergamena. Una mappa. Wow. Beh, mai visto roba simile. Coltello. Che cos'è? Pugnale. No, no, è un purba. Un oggetto ri... Purba e Timon. Serve a distruggere ostacoli. Eh? Sai, quelli spirituali. Oh. Aspetta un po'. Forse è a questo che si riferiva Marco Polo. Non ho idea di cosa stai dicendo. Nel diario c'è scritto che il cercatore meritevole riceverà un passaporto d'oro per superare gli ostacoli lungo il viaggio per Shambhala. E così? Sarebbe questo? Già, è tutto molto interessante, ma dove si va con questo passaporto? Beh... Forse... Affanculo. Ce lo dirà. Vediamo. Tra l'India Maggiore e la provincia del Tibet sorge una distesa di templi di fattura mirabile. Centinaia di guglie dorate disseminate fin dove l'occhio può vedere. Aspetta, io quel posto lo conosco. È in Nepal. Già. È Monte Everest. Una distesa con dei templi. Ecco perché ci siamo schiantati. Rende la sfida più impegnativa. Sulla neve. Adesso ha senso. Tra tutti questi templi solo uno cela la via segreta per Shambhala. E la via sarà rivelata solo al pellegrino con il passaporto d'oro. Oh, bene, ben fatto, bello. Cosa stiamo aspettando? Andiamo via da qui. Bene. A presto. Muoviamoci. Ok. Let's go. Adesso si sono attivate le torce, quelle elettriche. Beh, che ci sta, eh. No, di qua no. Di qua. Nadine, calma, eh. Io vado a vedere se c'è via libera. Io ti seguo. Via libera c'è, poi bisogna vedere se c'è altro. Mi dai una mano, Nate? Sì, tranquillo. Di qua. Oh, maledizione. Forza. Harry, qui dentro. Non fateli fuggire. È Drake. Ma che diavolo. Mani in alto. Seguiteli. Ne scegli col lanternino. Zitto, Sally. Sapevo che eri tu. E tu, Victor, maledizione Sullivan, ti porti ancora dietro? Gli hanno già sparato. Calmo, Nate. Molto coraggioso per uno che ha passato gli ultimi 3 mesi dietro le sbarre. Meglio che cazzeggiare 3 mesi nella giungla senza alcuna idea. Però ho trovato le navi, no? Non ti troveresti nemmeno il culo senza il GPS. E una mappa. Sono venuti fuori da qui. Wow. Harry, guarda qui. Visto? Parlando di mappe. No, non lo tradisce. Tra l'India e il Tibet. Un tempio indicherà la via per Shambhala. Flynn, prima della pensione, eh? Troppo Sean Hastings, che poi la voce è la stessa di Assassin's Creed. Porta letto benissimo. Non è morto Lazarevic? Avanti. Uno. Aia, meno male l'ha colta di sbieco. Merda,
Stai bene? Sì, beh, renderà il tutto più credibile. Cercherò di guadagnare un po' di tempo. Chloe, devi venire con noi. Ah. Ora vai. Andiamo. E sicuramente incontreremo 580.000 soldati. Immaginavo. Dannazione, ci hanno visti. Via, via! Scappare, correre. Ok, via. Grazie per l'avvertimento. Finisce più sto capitolo, ragazzi. Vieni su, dai. E non lo so, dammi una mano allora. Via. Ai. Di qua. Ah, oh, merda. Ora che facciamo? Schifo. Saltiamo. Oh, aspetta, ragazzo, sei andato fuori di testa. Ci spezzeremo l'osso del collo. Se ci prendono, sarà Lazarevic a farlo. Sono vecchio per queste cose. Dai, coraggio, non ricominciare. Senti, io non sono come te. Io lo so quando faccio il passo più lungo della gamba. Sally, dobbiamo cavarcela, ok? Ce la facciamo. Sì. Tu vai dalla tua donna in Nepal. Io resterò al caldo. Coraggio. Ehi, mi racconterai tutto quando torni. Ah. Eccoli! Merda. Bene. Andiamo? Prima di forza. Ci vediamo, bello. Yeah! Si tuffa? Oh. Si tuffano. Merda. Io tipo noterei così. Ciao. Quando hai detto che Lazarevic era avanti a noi? Nepal. È stato aiutato dai guerriglieri locali. La città è stata per anni sull'orlo della guerra civile. Gli è bastato buttare un po' di benzina sul fuoco. Ottimo. Già, beh, col caos intorno ha distrutto e disturbato la città cercando il tempio giusto. Nei? Ci sei? Sì, sono qui. Non dirmi che ci hai ripensato. Io? Mai. Beh, never. Perché voglio proprio sbarazzarmi di quei pagliacci. Hai la mappa? Sì. Incontriamoci al vecchio mercato. La situazione è calma laggiù. Ok, va bene. Ma ecco, che viene inseguito. Compagnia. Ottimo, puoi seminare. Penso che sia troppo tardi per farlo. Lo spronano. Ehi, tutto ok? Sono stato meglio. Merda. Via la ruota di scorta. E via la macchina per intero proprio. Come cambia la grafica? Guerriglia urbana sia, ragazzi. Benvenuti in Nepal.